La radio che non ti giudica. Con telefonate in diretta. Giovedì 13 dicembre, una nuova puntata di Svegliati Avvocatura. Voi siete su Uslow Web Radio. Uslow Web Radio, la voce dell'avvocatura. Buongiorno cari amici e cari colleghi in ascolto, chi vi parla è Pino Gallo, un grazie alla nostra Ornella Sala che ci assiste in regia, nuova puntata di Svegliati Avvocatura, con me in conduzione anche Milena Miranda. Buongiorno Milena. Buongiorno dagli studi virtuali di Napoli, buongiorno a te Pino, buongiorno a Ornella e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi Santa Lucia, Pino. Dobbiamo festeggiare gli auguri a tutte le colleghe che hanno questo splendido nome, Milena. Sì, poi in tanti paesi Santa Lucia in realtà festeggia già in anticipo il Natale. Purtroppo negli ultimi giorni tante belle notizie non ci sono state. Oggi è anche l'ultimo giorno però di compito, diciamo, del nostro esame di avvocato. Sì, quindi sì, lasciamo l'ultimo in bocca al lupo ai saranno avvocati. Ovviamente. Allora, grazie a Milena che ci ha raggiunto in conduzione. Cosa prevede oggi la scaletta? È una puntata dedicata essenzialmente al tema, ai temi condominiali, perché ascolteremo due interviste realizzate da Angelo Marzo, la prima con il collega Giuseppe Zangari, che è autore di un libro sul fondo cassa condominiale, ci parlerà di questa realtà, e ancora l'altra realizzata con il collega Giuseppe Nuzzo, che è collaboratore di condominio.web. Si parla di barriere architettoniche in condominio, per l'appunto, ma mi pare che ci sia anche dall'altro, Milena. Sì, c'è un'intervista all'onorevole, peraltro una collega, avvocato, Carolina Varchi, è stata già presidente della sezione AIGA di Palermo ed è ora, insomma, in Parlamento come deputata di Fratelli d'Italia. Ci parlerà di scudo della rete e riforma della prescrizione. Ma io direi adesso di ridare di nuovo la linea alla regia per il nostro approfondimento. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Le news del giorno dopo, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie dal mondo forense. Approfondimento che è costituito dal consueto spazio news, cioè quelle news del giorno dopo, quelle notizie che meritano di essere ripassate. In questo caso ci riferiamo ad una notizia che noi abbiamo appreso tutti quanti dalla rete, ma che ripercorriamo grazie ad un articolo sul Dubbio nell'edizione di ieri. Bonafede riapre gli uffici di prossimità per curare la ferita dei tribunali chiusi. Si chiamano uffici di prossimità, sono al centro di un progetto di via Renula e impegneranno oltre la metà, circa 36 milioni dei fondi europei destinati al comparto giustizia nell'ambito del PON su governance e capacità istituzionale. Questo da un articolo di Enrico Novi sul Dubbio, ripeto. Il ministro Bonafede chiarisce subito di tenerci molto e alle rimostranze di chi era presente in quella conferenza stampa circa la distonia tra quella politica di chiusura degli uffici di prossimità, risponde subito il ministro Bonafede, che proprio per questo ha avviato questa innovazione. Di cosa faranno e di cosa si occuperanno gli uffici di prossimità? Formazione, accesso al PCT e consulenza, che sarà possibile soprattutto con la collaborazione degli ordini forensi. La legge professionale, infatti, ricordiamo, sancisce anche l'obbligo degli ordini forensi di offrire determinati servizi. Noi ritorneremo ovviamente sul tema che sta suscitando diverse polemiche, anche e soprattutto per via di quella dichiarazione che il ministro Bonafede rilasciò nel suo intervento al Congresso Forense Nazionale di Catania circa la rinuncia di uno dei punti fondamentali del contratto, del famoso contratto sulla giustizia, proprio con riferimento alla riapertura dei tribunali locali. Ritorneremo, come vi ho detto, su questa notizia con un approfondimento
approfondimento. Per adesso è tutto per lo Spazio News, la linea ancora alla regia. Uslop Web Radio, la voce dell'avvocatura. E adesso diamo il via alle interviste di oggi 13 dicembre. Cominciamo con la prima, curata da Angelo Marzo, all'avvocato Giuseppe Zangari del Foro di Padova sul fondo cassa condominiale. Ascoltiamola. Siamo in diretta, sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyuslow.it. Hai già maturato i crediti formativi del 2018? Con Radio Learning puoi maturare crediti seguendo i corsi direttamente sul tuo smartphone. Lo sapevi? Scopri di più su webradioyuslow.it, sezione Radio Learning. Le interviste in diretta di Uslow Web Radio. Buongiorno al collega Giuseppe Zangari. Buongiorno, buongiorno a tutti i colleghi e non. Allora, Giuseppe è anche autore di un libro sul fondo cassa condominiale. Allora, diciamo che è quindi il maggiore esperto di questa materia. Giuseppe, che cos'è il fondo cassa condominiale? Beh, ecco, come dice la parola stessa, il fondo cassa costituisce una sorta di riserva di denaro, di provvista che il condominio si viene a dotare per consentire all'amministratore di avere la liquidità necessaria al fine di far fronte a determinate esigenze di spesa. È in un certo qual modo qualcosa di diverso dagli oneri condominiali, per così dire ordinari, che sono finalizzati alla conservazione delle parti comuni e al godimento dei servizi del fabbricato. Il fondo cassa è in un certo qual modo un fondo vincolato ad una precisa destinazione che deve essere indicata nella delibera di costituzione e alla quale l'amministratore si deve attenere. Certo. Una destinazione solitamente futura, ancorché circoscritta temporalmente nello spazio di un'annualità, perché la giurisprudenza su questa è stata sempre molto chiara, il fondo cassa ha una durata tendenzialmente annuale. È un discende da un obbligo di legge in certi casi, oppure può essere il frutto di una libera scelta da parte dell'assemblea, insindacabile da parte del giudice di merito, salvo il caso dell'eccesso di potere, come nel caso di tutte le libere condominiali, ed è una prerogativa appunto dell'assemblea, nel senso che l'amministratore non ha il potere di istituire un fondo cassa in maniera autonoma, bypassando la volontà dei condomini. Quali sono anche le tipologie di questo fondo? Beh, dunque, dal legislatore o dalla giurisprudenza, insomma? Dunque, il legislatore in realtà ha previsto un'unica tipologia, ovvero il fondo cassa per interventi di manutenzione straordinaria o innovativi. E in particolare lo ha previsto, innovandolo, nella riforma del 2013, la legge 220 del 2012, entrata in vigore nel giugno del 2013, che ha introdotto l'obbligatorietà del fondo cassa nel caso in cui il condominio decida di appunto affrontare lavori di straordinaria manutenzione o innovativi. Parallelamente la giurisprudenza ne ha sviluppati degli altri per far fronte alle varie necessità della vita condominiale. Ti faccio un esempio, il fondo cassa per l'ordinaria manutenzione, oppure un'altra tipologia molto utilizzata nella prassi, il fondo cassa per morosità. Queste tipologie, attenzione, devono rispettare determinati dettami che sono stati indicati dalla giurisprudenza solamente nell'ipotesi in cui vengano approvati a maggioranza dei condomini. Perché qualora invece venissero approvati all'unanimità, beh, allora si tratta di tutta un'altra questione. E quali sono i dettagli, Giuseppe? Beh, ecco, ad esempio, nel caso del fondo cassa per morosità, che è un po', ripeto, la tipologia più diffusa, una sentenza di Cassazione che ha dato il via a questo periodo giurisprudenziale ha previsto che questa tipologia debba essere approvata solo nel caso in cui il condominio rischi l'aggressione in via esecutiva addirittura da parte dei propri creditori e che quindi i condomini rischino a loro volta un danno ben più grave al proprio patrimonio rispetto alla possibilità di contribuire al fondo. E perché questo? Molto velocemente, perché ci rendiamo tutti conto che se i condomini devono chiamare ad versare dei contributi per far fronte alle morosità
di un altro proprietario che appunto invece non versa, si lede il principio della proporzionalità prevista dal 1123. E quindi ecco perché la giurisprudenza ne ha da un lato previsto l'ammissibilità, però dall'altro lato ha introdotto questi correttivi, questi presupposti, queste condizioni. In fondo come si costituisce? Con l'assemblea, mi pare di capire. Si costituisce sempre con l'assemblea, all'unanimità, bypassando ogni tipo di discorso rispetto ai presupposti e alle condizioni di legittimità, oppure per maggioranza, maggioranze variabili. Maggioranze che possono essere semplici o qualificate a seconda della tipologia di fondo cassa. Certo. Esempio, manutenzione straordinaria, maggioranza qualificata, innovazioni, maggioranza qualificata, fondo cassa invece per ordinaria manutenzione, maggioranza semplice, fondo cassa, volendo tirare un altro esempio, per il TFR del portiere dipendente del condominio, maggioranza semplice, insomma quorum variabile. Quali interazioni possono sussistere con altri istituti giuridici? Beh, ecco, nel mio libro ne ho individuati quattro fondamentalmente. Nel caso della vendita, nel caso della locazione, nel caso del frutto e anche nel caso del trust, che è un altro istituto molto interessante. Per fare un esempio su tutti, ho cercato di rispondere alla domanda come ci si deve regolare nel caso in cui l'appartamento o il condominio venga ceduto. Il fondo cassa a cui il venditore ha contribuito deve riavere i soldi indietro, devono essere richiesti all'acquirente. Ancora non c'è una sentenza calibrata sul caso di specie, ma ho fatto riferimento per analogia ad una pronuncia di Cassazione che impedisce ai condomini che versano i contributi di riaverli indietro. E quindi, similmente, l'eventuale presenza di un fondo cassa già versato dal venditore rimane nel condominio e dovrà essere magari oggetto di trattativa nell'ambito della compravendita, perché chi acquista sa già che avrà una certa provvista alla quale non è tenuto a far fronte perché ci ha pensato il suo Dante Caldo. Condivido. Bene Giuseppe, sei stato davvero molto esaustivo e preciso in una materia che è veramente assai complessa e invito davvero a leggere il tuo libro che è interessante. Ti ringrazio e una buona giornata. A te e a tutti voi. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Puntata quindi in tema di condominio e adesso andiamo ad ascoltare un'intervista, l'altra, quella realizzata sempre da Angelo Marzo con il collega Giuseppe Nuzzo, si parla di barriere architettoniche in condominio, andiamo ad ascoltare. Uslo Web Radio, www.webradiouslo.it, webradiouslo.it. Ti sei perso tra gli adempimenti privacy? Compliance GDPR è il nuovo software che ti guida nelle attività di adeguamento al regolamento europeo sulla privacy, in azienda o nella consulenza, anche con l'aiuto di un nostro esperto. Tutto automatizzato, dalle informative ai contratti. Tutto ai massimi livelli grazie ai migliori standard internazionali in materia. Con Compliance GDPR, l'adeguamento al GDPR non è mai stato così facile. Visita il sito proficelex.it. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Buongiorno al collega Giuseppe Nuzzo. Ciao Angelo e buongiorno ai colleghi in ascolto. Allora Giuseppe Nuzzo, oltre che essere un collega è un salentino ed è collaboratore della redazione di Condominio Web e oggi ci parlerà di questo. Sei obeso, hai diritto all'ascensore in condominio. Parliamo di barriere architettoniche negli edifici condominiali con persone disabili, facendo riferimento ad una sentenza del Tribunale di Roma del 16 novembre che ha stabilito che il condominio obeso ha diritto di installare sue spese l'ascensore per permettergli di raggiungere l'ultimo piano. Di che parla questa sentenza, Giuseppe? Sì, il Tribunale di Roma ha affrontato questa vicenda abbastanza particolare che però si inserisce nell'ambito di un tema molto più ampio che è quello appunto del superamento delle barriere architettoniche negli edifici con persone disabili. Il problema che è particolarmente sentito nei palazzi condominiali dove le esigenze dei disabili spesso si scontrano con quelle degli altri condomini. Nel caso specifico una condomina che è affetta da obesità e artrosi aveva chiesto di installare a sue spese un ascensore che appunto le facilitasse l'accessibilità
al proprio appartamento che era situato all'ultimo piano del palazzo, appunto privo di ascensore. E a questo scopo invocava la legge sul superamento delle barriere architettoniche, che come sappiamo è la numero 13 del 1989. Uh-huh. Il condominio però, tramite l'amministratore, aveva respinto questa richiesta, sostenendo, tra le altre cose, che la condizione di obesità non configurava una disabilità ai sensi della legge 13 e che comunque, senza autorizzazione dell'assemblea, la proprietaria poteva, di sua iniziativa, procedere soltanto a un'installazione, all'installazione di un servoscala o di altre strutture mobili facilmente amovibili, ma non di un ascensore, perché questo rischiava di limitare il diritto di pari uso del vano scala comune, appunto, da parte degli altri proprietari. Quindi che chiarisce che cos'è la disabilità, no? Per il superamento delle barriere architettoniche, no? Sì, il Tribunale ha accolto la domanda, ha affermato questo diritto della condomina di realizzare l'ascensore a sue spese anche senza chiedere autorizzazione all'assemblea, e appunto poi si è soffermato, questa forse è la parte diciamo più interessante della sentenza, nello stabilire che cosa si intende per disabilità ai sensi della legge 13. Uh-huh. Su questo punto il giudice spiega che per disabilità deve intendersi la presenza di una menomazione fisica o psichica che indica lo svantaggio personale che la persona affetta da questa menomazione vive, non solo nel contesto lavorativo, ma anche evidentemente nel contesto sociale e abitativo. Certo. E quindi le indica poi, diciamo, la conseguenza della disabilità. Con questo termine, in pratica, si intende, si vuole indicare lo svantaggio sociale vissuto dalla persona a causa della menomazione di cui è affetta. Nel caso di specie, secondo il giudice, è evidente che la disabilità di cui è affetta la condomina, appunto legata alla sua obesità, si riflette nella sfera del movimento e nelle attività quotidiane della signora, impedendole praticamente di vivere, diciamo, normalmente la sua vita abitativa nel palazzo condominiale. Bene, tu Giuseppe, che sei un esperto, un cultore, e hai anche scritto diversi libri nella materia condominiale, sai se ci sono dei precedenti in materia? Pensi che possa costituire un buon orientamento? Ci sono molti precedenti, perché come ti dicevo prima, in ambito condominiale il diritto dei disabili al superamento delle barriere architettoniche entra spesso in contrasto, come è successo anche in questo caso, con gli interessi abitativi degli altri condomini. Interessi abitativi che però spesso devono cedere il passo alle primarie esigenze di tutela della salute delle persone affette da disabilità. Su questo aspetto la Corte Costituzionale, già nel 1999, poi seguita dalla giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione, ha elaborato un concetto secondo me molto importante, che è quello della solidarietà condominiale, che è il principio che deve ispirare la compagine condominiale nella ricerca di una soluzione nel caso concreto che sappia contemperare le ragioni del disabile con quelle del resto del condominio e quindi garantire quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali. Mm-hmm. Possiamo dire che non c'è in questi casi, diciamo, la legge stabilisce il diritto dei disabili al superamento delle barriere architettoniche, ma poi, diciamo, la soluzione va cercata e trovata caso per caso in relazione alle singole vicende concrete, anche legate, diciamo, anche all'età dei palazzi condominiali, che spesso non offrono, certo, diciamo, ma soprattutto diciamo che devono essere i condomini forse il primo momento di relazione sociale, che oggi vedo, certo, abbastanza scarsa, perdonami. Sicuramente. Sono d'accordo. Bene, ti ringrazio Giuseppe, una grazie buona a giornata a te. Grazie, buona giornata. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E adesso un'intervista curata da Fabrizio Carbone all'onorevole avvocato Carolina Varchi,
deputata di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera, già presidente della sezione di Palermo dell'AIGA. L'onorevole Varchi in questa intervista a Fabrizio ci parla di scudo della rete e riforma della prescrizione, iniziative entrambe che mortificano il ruolo dell'avvocato e pregiudicano i diritti dei cittadini. Ascoltiamolo. Uslo Web Radio. www.webradiouslo.it. webradiouslo.it. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Buongiorno amiche e amici di Uslo Web Radio. Qui è Fabrizio Carbone che vi parla dagli studi virtuali di Catania. Oggi siamo in compagnia dell'onorevole Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia, avvocato penalista del Foro di Palermo, presidente dell'AIGA sezione di Palermo fino al momento del suo insediamento e anche capogruppo della Commissione Giustizia. Benvenuto onorevole, grazie per la sua disponibilità. Onorevole, entriamo subito nel vivo, diciamo, di questa nostra chiacchierata. È notizia di questi giorni un'iniziativa lanciata dal Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau di voler appunto promuovere una sorta di scudo della rete, lo hanno chiamato. Di cosa si tratta e cos'è che lascia perplessi l'AIGA ma anche tante componenti dell'avvocatura? Sì, sostanzialmente il Movimento 5 Stelle ha aperto le selezioni per una lista di avvocati disposti a lavorare gratis o quasi gratis, consistendo le parcelle in gli importi dei vecchi minimi, diciamo, abbattuti fino a 2 terzi, al fine di predisporre atti di querela e istanze risarcitorie per tutte le controversie che potrebbero sorgere dall'utilizzo della rete. Questo scudo della rete per il Movimento 5 Stelle è fondamentale, perché sulla rete che gestiscono il loro consenso, non avendo loro alcun radicamento territoriale, quindi al di là di un modo di fare politica che non mi piace, perché non è quello al quale sono abituata, in cui comunicare è più importante di fare e ciò che si dice è più importante di ciò che si fa, resta, e lo dico da avvocato, perché come dicevi giustamente tu in apertura, io ho presieduto la mia sezione dell'AIGA di Palermo fino alla mia elezione, resta il problema legato alla mortificazione della professione, perché da parte di chi governa e dovrebbe tutelare gli avvocati e i professionisti, da parte di chi ha votato la fiducia a un governo il cui presidente si qualifica avvocato del popolo, insomma una maggioranza che dovrebbe avere a cuore i problemi degli avvocati, sentir dire che per loro gli avvocati dovrebbero lavorare gratis o quasi, francamente è una mortificazione che non possiamo tutelare, non possiamo tollerare. Avvocato o onorevole, ma anche più semplicemente Carolina, innanzitutto i rumori di sottofondo che sentiamo è perché sei in aula, perché fuori dall'aula, perché sono in corso le votazioni e stai attendendo il tuo turno, quindi diciamo sei al lavoro anche in questo giorno assolutamente preferiale. Esattamente, noi stiamo dedicando questo periodo, diciamo, dell'Immacolata, questo fine settimana, all'approvazione della finanziaria, che io lo dico fin d'ora non voterò, ma quello che è rilevante è che noi siamo oggi in aula e come vedete non ci tiriamo indietro, perché anche io da Palermo sono oggi in aula, non perché ci sia la necessità di lavorare molto, ma perché a causa di una maggioranza assolutamente incompetente il Parlamento, la Camera in particolare, ha bivaccato per tutta la settimana in attesa che loro trovassero la quadra per fare la finanziaria. Quindi il tema vero è che l'unico cambiamento di questo governo è la stessa incompetenza con cui affrontano ogni cosa. Ma proprio a questo proposito, nel caso in cui questo scudo della rete dovesse essere, per così dire, varato
dalla piattaforma Rousseau. Quali sono le eventuali iniziative parlamentari che intendete avanzare, soprattutto in Commissione Giustizia? Guarda, la piattaforma Rousseau, che poi è un'associazione posseduta da Davide Casaleggio per successione ereditaria, perché gliela ha lasciata suo padre, è una delle prime, diciamo, storture, a mio avviso, del fenomeno Movimento 5 Stelle, perché noi non abbiamo un'associazione controllata da un partito, come ce ne sono tante in Italia tra associazioni e fondazioni. Noi abbiamo un'associazione che ha un unico proprietario, che si chiama Davide Casaleggio, che possiede di fatto il partito con il più alto numero di eletti alla Camera. Quindi un unico soggetto, che è Davide Casaleggio, in questo momento è proprietario del Movimento 5 Stelle. Quindi evidentemente i parlamentari del Movimento 5 Stelle non sono portavoce dei cittadini, ma sono portavoce di Davide Casaleggio. Già quando in aula abbiamo discusso il provvedimento cosiddetto spazzacorrotti, che prevede anche il capo trasparenza, io ho denunciato più volte questa follia tutta italiana, perché ritengo francamente che chi predica la trasparenza dovrebbe in primo luogo applicarla a se stesso. Quindi sentir parlare di scudo della rete fa pensare a qualcosa che voglia nascondere, invece di qualcosa che voglia appunto aumentare la trasparenza. Quindi io non sono assolutamente d'accordo su questo punto per anni, ma ripeto, l'ho già detto pubblicamente in sede di discussione parlamentare. Non c'è dubbio, onorevole, che è un periodo molto convulso per il mondo della giustizia e dell'avvocatura in particolare. Quella che appare una stagione contraddistinta dal riformismo, che certamente può anche essere necessario, noi operatori del diritto lo constatiamo e lo tocchiamo con mano tutti i giorni, soffre però appunto l'assenza del contraddittorio tra governo e avvocati e operatori del diritto in genere. Possiamo parlare del tema della prescrizione, alla riforma del processo civile. Il suo pensiero in parte lo ha espresso, però teme si stia procedendo troppo per slogan e poi alla fine le conseguenze le pagheranno i cittadini? Le pagheranno assolutamente i cittadini. Il tema vero di questo problema è un altro. Noi siamo di fronte a un governo che non vara progetti di legge, non vara norme, ma emette proclami e propaganda. Anche con la prescrizione, al di là della tecnica legislativa adottata, un emendamento introdotto di straforo con una forzatura incredibile, ma ripeto, al di là del metodo, c'è un problema di merito. La prescrizione è un momento patologico del processo, quindi quando un processo viene dichiarato prescritto, un reato prescrive, insomma, evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato. Ecco, a fronte di una prescrizione che matura per la stragrande maggioranza dei casi, e ci sono sul sito del Ministero della Giustizia le statistiche che parlano da sé, maturano, dicevo, per la gran parte in fase di indagini preliminari, dove la signoria sul fascicolo è incontrastata da parte del pubblico ministero, da parte dell'ufficio della procura. Quindi i cittadini, gli avvocati dei cittadini non hanno alcun ruolo in questa vicenda. Eppure questa maggioranza è riuscita a trasformare anche la prescrizione in una slogan, invece di intervenire sul settore giustizia aumentando gli organici delle cancellerie, favorendo l'assunzione di nuovi magistrati, aumentando i concorsi, invece di fare tutto questo, loro hanno fatto un intervento sulla prescrizione. Dopodiché è chiaro che le loro leggi sono talmente strampalate da ricevere la bocciatura unanime da parte di tutti gli operatori del diritto. Noi in Commissione Giustizia abbiamo audito magistrati, funzionari, avvocati, abbiamo audito tutti coloro che partecipano a vario titolo al processo, e tutti hanno stroncato questo metodo del Movimento 5 Stelle che la Lega stava all'anno. Quindi io credo che a fronte di una bocciatura unanime da parte non delle forze di opposizione, ma da parte dei tecnici che loro stessi hanno convocato in commissione, sarebbe stato necessario un momento di approfondimento in più, cosa che non hanno ritenuto di fare, perché probabilmente il ministro Bonafede aveva la necessità di portare a casa un provvedimento a sua firma. Quindi francamente noi aspettiamo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale
costituzionale, e si andrà avanti cercando di riparare ove possibile i danni che loro infliggeranno al sistema giustizia nei mesi in cui continueranno a governare. Ringraziamo l'onorevole Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia, per il suo contributo. Da Fabrizio Carbone, dagli studi virtuali di Catania, per Uslow Web Radio è tutto. Grazie onorevole. Grazie a voi. Uslow Web Radio, la voce dell'avvocatura. Bene, siamo in conclusione della puntata di questo giovedì 13 dicembre. Santa Lucia, ancora auguri a tutti i colleghi e non che portano questo bellissimo nome. Da Pino Gallo è veramente tutto, buona giornata e buone udienze. E buone udienze anche da me, da Milena Miranda, qui dagli studi virtuali di Napoli. Buone udienze, di nuovo l'ultimo in bocca al lupo che riguarda i nostri colleghi giovani e meno giovani che affrontano oggi l'ultimo giorno di esami di avvocato, e io proprio a loro mi rivolgo con la frase del giorno. Quando qualcuno ti dice che non si può fare, ricorda, è un riflesso dei suoi limiti, non dei tuoi. E svegliati, avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.